This must be Miranda's lab. Fanno dire che la vita è bastarda, questo gioco, fa poco capire, la vita è bastarda. No, aspetta, stiamo calmi. Ah, libri. Nome del soggetto, Salvatore. Salvo. Salvo Moro. Compatibilità col Cadù bassa, abilità cognitive basse. Cadù ha causato drastici cambiamenti ai suoi organi interni, trasformandoli in organi che assomigliano alle branchie dei pesci, una vescica e una vescica natatoria. La sua divisione cellulare irregolare lo fa tramutare in un pesce gigante. Il soggetto non è in grado di controllare questa trasformazione. Troppi difetti, non è idoneo a fare da involucro per Eva. No, non volevo sparare, stiamo calmi. Andiamo qua. Alcina Dimitrescu, compatibilità col Cadù molto alta, abilità cognitive normali. Il tasso di rigenerazione è incredibilmente alto. Le ferite superficiali del soggetto guariscono in pochi secondi e le sue unghie possono trasformarsi in lunghi artigli in pochi istanti. Alla fine non era un Tyrant, tra l'altro. L'hanno solo utilizzata la stessa cosa, per qualche motivo stupido. Una rapida rigenerazione comporta anche una crescita fuori misura del suo corpo. Nota, a causa di una malattia ereditaria del sangue, il soggetto deve nutrirsi regolarmente di carne umana e sangue per mantenere le sue proprietà di rigenerazione. Sospetto che in caso di mancato bilanciamento della rigenerazione del soggetto, la sua mutazione diventerebbe incontrollabile, non idonea a fare da involucro per Eva. Vediamo un po'. Carl Heisenberg, compatibilità incredibilmente alta, abilità cognitive normali. Ah, certo. Presenta organi elettrogeni, penso, e simili a quelli della torpedine narca japonica. Questi organi sono connessi al sistema nervoso del soggetto. Può trasferire e controllare l'energia elettrica attraverso il suo corpo, il che gli permette di manipolare i campi magnetici che sfrutta per muovere metalli. Uno splendido esemplare, ma non idoneo da fare. Perché? Non ha spiegato perché non era idoneo. Donna Beneviento, compatibilità con il Cadù alta, abilità cognitive normali nonostante sia affetta da una grave malattia mentale. Il suo aspetto è quello di un normale essere umano, ma è in grado di secernere una sostanza che produce un segnale con cui riesce a controllare le impiante infette dal mutamicete. Vedi, non fa intrugli, solo quello dei fiori. Quando gli esseri umani assorbono il polline che di uno specifico fiore, lei può far sì che abbiano delle allucinazioni. Tuttavia, è mentalmente sottosviluppata e ha diviso il Cadù con tutte le sue bambole per poterle controllare da lontano. Non idonea. Boh. Quindi già Ok. sappiamo perché li abbiamo dovuti ammazzare tutti. Qua Non è dei doni, fondamentalmente. c'è il Cadù. Qua c'è una roba di gravidanza. Qua sono foto a cazzo. E poi qua c'è un Questa è la tavolo foto, con dei. penso sia la foto di madre Miranda prima che diventasse quello che è diventata. Immagino. Penso. Guarda lì, che c'è una foto di una bambina che sarà Evelina. Esatto. Cara Miranda, ti porgo le mie più sentite scuse per non averti incontrato di persona. Avrei grande piacere a visitare di nuovo il tuo affascinante villaggio, ma sono tremendamente occupato. Ad ogni modo, immagino che una donna immortale come te abbia ormai dimenticato il povero studente di medicina quasi morto in una estate innevata. Non dimenticherò mai ciò che ho imparato 15 anni fa durante la mia permanenza nel villaggio. La tua ricerca mi ha ispirato. Poter trasformare un essere umano infettandolo con un organismo è un'idea futuristica. Sapevo che queste conoscenze mi avrebbero permesso di realizzare la mia personale visione del futuro dell'evoluzione umana. Perfino dopo due guerre mondiali sull'orlo di una terza, le mie convinzioni non hanno mai vacillato. Io ho un presentimento su chi è questo qui. Tuttavia, dopo lunghe notti trascorse a parlare con te, ho compreso che cercavamo due cose diverse. Tu volevi riportare in vita una persona morta, io volevo cambiare il mondo. I tuoi esperimenti sulla muffa non mi avrebbero aiutato nell'impresa di ottenere un'infezione esponenziale. Un virus sarebbe stato più efficace. Ecco perché, mia cara, ho dovuto lasciarti. Ancora mi pento di non averti detto addio. Per
Perdonami se mi lascio andare ai ricordi, in realtà ho delle novità di cui parlarti. Io ho trovato la chiave per l'evoluzione, il progenitore, un virus creato in Africa. Ok. Intendo fondare un'azienda con colleghi e amici dedicata alla ricerca sul virus. La chiamerò Umbrella, proprio come il simbolo nella caverna di cui abbiamo parlato. Sono un po' più vicino a realizzare la mia visione. Spero che anche tu un giorno possa raggiungere il tuo scopo. Mi hai insegnato così tanto e per questo sarò sempre in debito con te. Con affetto, il tuo eterno studente, Oswald Lee Spencer. Boh. Esatto. Spencer, lui era, hai capito? Uno studente di, sì, di Miranda. Ah, praticamente questa qua è un immortale, quindi chissà da quanto è che in giro sarà una che vive dall'alba dei tempi, eccetera, e dall'alba dei tempi che cerca di fare, e a quanto pare ha avuto anche una relazione, da cosa si evince da queste righe, con questo qui che però ha detto me ne devo andare, vado a crearmi il virus. Quindi il virus T, in realtà questa cosa qua non è una roba nuova, questo è il progenitore di tutto, che poi è diventato quello che c'era in Africa, che poi è diventato quello che hanno sviluppato come il virus T, eccetera. Pensate, che collegamenti pazzeschi. Carino, carino, esatto, questo. Carino, sì, sì. Attenzione. Ah, qui è Evelina. Sì, sì. Esatto. Infatti qua c'è colpo di ricerca. Mia cara Eva. Lettore accanito, ho trovato un trofeo. Mia cara Eva. Sono passati anni da quando l'influenza spagnola... 100 anni. 100 anni. Era morto da 100 anni. E quando l'influenza spagnola ti ha portato via da me, mi sono sentita così impotente. Ma ora, grazie al potere del mega micete, posso riportarti in vita. Ho dovuto testare le abilità rigenerative del nuovo involucro. L'ho fatta a pezzi e poi l'ho riportata in vita grazie al calice dei giganti, tramite il quale è possibile regolare i poteri del mega micete. Ora devo solo fonderla col mega micete. La cerimonia sta per iniziare. Dopo averti perso ero così afflitta dal dolore che ho vagato all'interno di una caverna in cui volevo lasciarmi morire, così da incontrarti nuovamente. È stato lì che per caso ho trovato il mega micete, quindi durante l'influenza spagnola, ricordiamoci. Quando ho toccato quella sostanza scura, un'immensa conoscenza ha illuminato la mia mente. Il mega micete scompone e assorbe le coscienze di coloro che hanno perso la vita. Sapevo che la tua coscienza era lì e che avrei potuto usarla per riaverti con me. Avevo solo bisogno del giusto involucro. Una volta tornata al villaggio, ho impiantato la muffa del mega bicete negli abitanti. In questo modo potevo controllarli e fare degli esperimenti. Ho studiato centinaia di soggetti prima di trovare l'involucro perfetto. Ho perfino creato un parassita chiamato Kadu, sperando che rendesse più facile trovare il giusto involucro. Ma i miei esperimenti non hanno dato i frutti sperati. Alcuni, come Alcina, erano quasi perfetti, ma molti di loro si sono trasformati in Lycan. A un certo punto sono stata contattata da un'organizzazione che si è offerta di aiutarmi. Ho dato loro un campione di muffa e il tuo DNA. Così hanno creato Evelyn, un altro fallimento. Tuttavia, mi sono stati utili in qualche modo, e grazie a loro che ho saputo di Rose e di come lei fosse l'involucro perfetto. Ci sono stati degli intoppi, ma sono riuscita a verificare la sua idoneità. La mia ricerca adesso è completa. Eva, ho atteso così a lungo. Diverti con me. Sì, esatto. Va bene. Boh, va bene. Molto interessante. Sì, sì, sì. Non ti sento convinto, però. Sì, 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 sto cercando di... Perché stavo pensando Resident Evil 5. Effettivamente, dato che si parlava di sto virus progenito, del progenitore, questi africani, eccetera. E quindi stavo ragionando che la seconda trilogia va a spiegare roba della prima, che io credevo fosse tutta scollegata. Sì, boh. Precisamente, boh. Precisamente. E niente, quindi praticamente Evelyn era un tentativo. Questa qua voleva rivedere, sì, sua figlia morta. Evelyn era un tentativo. Sì, esatto. Allora, però ho trovato che Rose è l'altro tentativo. Ah, qua mi è partito un video, però, attenzione. Show me your hands. Ah, spaccato. Bryce, this is Alpha. Where is Miranda right now? Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying put. Eccola. Bestiale. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters?
in the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. È morto tanto. They didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is gone. La vita è bastarda. A me spiace. Però impari a essere una spacca coglioni. But I can save Rose. Cioè lei era. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's cioè dead. Lui c'è girovagato sopra sua moglie tutto il tempo. Sorry, Mia, sì, sì, sì. Quella. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but. Cosa? Che sta di. Cosa? You don't understand how special he is. Vedi? Lo sapevo. Lo sapevo. Attenzione. A parte che questo è chiaramente l'inizio di riciclato di Beginning Hour. What's going on? Lui è speciale, esatto. Ha tutte le mani. A che punto sei, Beppe? Tu lui si è svegliato. Cioè. Eh sì, ma vedi che non è normale, sì, riattaccarsi le mani, non trasformarsi. Cioè, era abbastanza palese. Però almeno stanno chiudendo, sembrerebbe tutte le sottotrame aperte. Le sottotrame, esatto. Shit, my body. Le spiegazioni vengono date, quantomeno. Dai però, Ciccio. Dai, dai, mica sei mio, l'hai letto, che fa? Guardala lì. How are you here? You're dead. Lol. Ah, guardala lì. Dead? I mean, Miranda. She. No. I still have to save Rose. Wrong. It wasn't Miranda. You were always dead. Mm. What are you saying? I can still. See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt? Beh, ti dirò. Due domande me le ero fatte. Esatto, fare tutte quelle cose. Minchia, tu entri nella casa di Eta. Pugno. You died there 3 years ago. That's impossible. No way. La demo. No. No, no, shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be. Un bel plot twist della porta adesso. I
get it? Your whole body is nothing but mold. You can't ever see your family again. Family. Family. No. Rose. I have to save my daughter. You're already dead. Dead. È stato creato per la figlia, che la dimostra perché lì la butta. Bestiale. At last he awakes. Guardalo lì, migliore. My carriage, Ethan. You were having a nightmare. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see. But to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who, what are you? Even I can't quite answer that. We're here. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah, I have to. I gotta go. Ok, allora, con calma, con molta calma. Lui è morto a casa Baker, immediatamente appena entra, lui è morto. Lui è morto 3 anni prima, cioè come è entrato è morto, ucciso da Jack. Punto. Poi da lì, infatti, fine. Si attacca nel braccio, succede l'inferno, effettivamente, dice, boh. Esatto, poi bella, questa praticamente bella, per gioco. Gli ha ficcato la muffa. Bella sta roba, perché poi... Bella sta roba. Bella rivelazione. Bella sta roba, cioè lui... Non, cioè... Bella sto... C'è Jack, eccetera, lui poi fai tutta quella roba lì, scappi. Poi c'ha figliato, ovviamente lui essendo fatto praticamente totalmente di muffa, avrà figliato sto cazzo di cosa. Esatto, perché Leletta, la bambina... Leletta. Però è interessante, eccetera. Che dice sei morto, sei ancora morto, non sei umano, e sì. Però poi può far figli, vabbè, questa può mettere incinta. Vabbè, interessante. E soprattutto interessante l'altra che lo sapeva. Perché Mia lo sapeva, ha detto, l'ho tenuto nascosto, ma lui è speciale, e intanto sì, si è fatta mettere incinta. L'avrà visto. Ora poi vedere che cosa succede alla fine adesso, eh. Adesso siamo lì. Vediamo, intanto il Duca si può utilizzare, sì. Il Duca invece alla fine pare non sia Miranda. Peccato. No, esatto, e poi ha detto, ma chi sei tu? La risposta è hard, è andata così. Boh. Va bene, vediamo un po'. Andiamo a finire sto gioco, dai. Un salvataggio. L'ho fatto. Vuoi se il fungo sfruttiamo sti poteri che c'hai, no? Perché a sto punto... Esatto. A questo punto sappiamo che sei iperpotente. Andiamo di... Lo sboccano. No, non ti ammazzo. Non spreco queste cose, me li sbatti i coglioni, fa un piacere.
Mi ammazzo quello, sì. Io sto correndo, non voglio sprecare niente. E a me non mi fa correre in realtà. Ah, guardalo lì, il migliore. Levati dal cazzo. Ok, ora posso correre. Sì, corri. Via, via. Ok. Vai, vai, dentro la muffa. My beautiful daughter, come to me. Eva, is that you? Oh, how I've missed you! Finite di dir cagate. Sbocca. My power is leaving me. Rose. Ecco. Ma finire che l'ha letto lui e non lei, non la bambina. Miranda. Interesting. Your body certainly is normal. Ma io non c'ho più quella pistola lì però. Give Rose to me. Now. You will see. Once I kill you properly, everything. Get her now. LOL. Go! I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. Guarda, io ho speso un'eternità a battermene il cazzo in realtà. What is due? My desires will be fulfilled! Okay. Rose is quanto drammatica. Non so dove colpirla. Oh, Bloodborne. Tutto, cioè, non so se ti sta facendo male o no. Cioè, non so se sto facendo male, io sto sparando. Ma però stai calmo. Ah, mi metto dietro un albero, questo spara a sta cazzata. Okay. Oh, ciao, vaffanculo. Donna malvagia. Ah, se si gli fa male. Fate un po'. Sì. Ci sono tutti colpi di pistola per il momento, poi quando ho finito quelli mi sono stati bastardi. Rose is my goddamn, not yours! Ehi, John. Che ti attende, fa simpatico. I've never seen a human without a spark. Are you sure? Your time is up! Now die! Sì, però mi hai rotto il cazzo! Tu vola, ti colpisci con le ali, guardati che coglione. Allora, senti, lì stiamo... Porca troia, che spara lava. Io questo ti vendo le cure, raga. Cazzo ridi. No. Cazzo. Io sto sparando gli bilanci della madre che mi ha rotto il cazzo. Boh, vaffanculo.
Mi ha fatto male. Ma non mi rompere il cazzo. Ma sembra a caso. Tutto buio. Tutto buio. Esatto. Non uso la Magnum per comprare di sbagliare quei colpi, ne ho solo 4. Dove cazzo sei? Cazzata nera, oh. Sì, lei 100 anni che fino a questa figlia, ma non puoi averla. Perché succede che succede che ci sia a questo punto? Perché mi si vedono questi colpi, no, tu non lo ti fai. Perché mi salta l'audio ogni tanto? Non so. Però raga, minchia, una cura, ma c'è ancora una ed è finita, ma non ne ho più e l'ho comprata. She's my goddamn daughter, you psycho. Senti, io uso la mamma in questo gioco, dammi il cazzo. Io qua finito le cure, questa mi sa che era l'ultima. Allora, ho finito i colpi di Magnum. Quindi abbiamo decisione. No, io ho finito praticamente quasi tutto. Sono più tipo 60 colpi di decisione, che bastarda. Basta però. Ce la sto sbagliando qualcosa, ma... Ma te ne fai tutto un video. Ma ce l'ho fatta, forza. Io no, e non ho più cure, tra un po' sarà un problema. Non ne posso fare, cazzo. No. Sembra merda. Raga, come faccio? Ti ha bloccato. Io sto morendo. Dimmi che devo sparare tutto quello che hai di sparare, cioè, ma anche tu di decisione. Forse è partito un video, Però tutto rosso, non si vede un cazzo. Porco, dai. Continua che devo sparare. Dai, c'è il video rovinato dalla visuale rossa, ma che gioco di merda. No, io no, io no. Io sì, io sì, perché stavo morendo. Ma liberami la visuale, tipo, dai. Ma ti sembra la maniera di fare le cose? Col terzo occhio. Ma stai morendo. Ah, quindi non è il finale quello allora. Vai, continua ancora. Così a sparare. Quindi?
Via dal cazzo. Uè. Rose. Va bene una sega. È per forza, ciccio. Che ti credevi? Distrutto la l'origine. Eh sì. Ethan! Ethan! Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up. Non penso proprio. Chris, Ethan. He did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. Tra l'altro la faccia non la vediamo mai, eh? Mai. E ovviamente col fungo che ovviamente quel coso la fin dell'origine, come dicevi tu, il fungo ho mantenuto in vita, ma ormai ecco questo disgrazio. Facciamo noi o lo fai tu? Ok, lo fai tu. She's alive, you hear me? Alive. Oh, Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. And you tell yourself. Now, come on, it's not that much further. Te ne hai capito cosa sta succedendo. Non ti è chiaro. Watch over. Teach her to be strong. Goodbye, Rosemary. Ethan. Come sempre. Dai, va, andiamo a prendere sto cadù. Fa. Ma non conveniva aspettare che l'altro era salito sull'elicottero? Io chiedo. Take us up now. Questa non si chiede dov'è suo marito, no? Wait. Where is Ethan? Tranquilla, quando vuoi. No, io dico. Get moving. We have to get clear. No, we can't go, not without my husband. Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. Yeah, se non ti siedi ti arriva un cazzotto di fa. Tell me what's going on. Where? Contenta? Tu che dici? I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Oh, Christ. Orders, Captain. Pick up the rest of the squad.
Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay. But cioè, la canzone di Tito di Coda è la fiaba cantata. Vabbè. Dispesso. Io li salterei i titoli di coda, poi fai tu. Non vorrei che ci possa saltare, non è che parto un video dopo, boh, non lo so. Ma se salto me lo farai ben vedere il video, no? Sì, spero. Salta sul filmato. Esatto, salta il filmato. Ok. Ok, perfetto. Do you think the little boy will be able to touch the moon? But he can touch the moon. It's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Sì, ma con okay, quale qualità audio però? It, but it'd be very, very cool. Ah, perché c'ha gli auricolari. You were being silly. I don't think the moon is quindi giocatore il padre che cosa vai? Chiaramente stanno andando al cimitero. Hey Dad. Happy birthday. Sorry, I missed it. I have a lot of tests coming up. You know how it is. L'avete abbassata. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Bella figa. Yeah, I found her. Where else? The day of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Come Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. Oh. Have a clear shot. Stand down. I can handle it. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know. Sì, Evelyn, perché è il progetto Evelyn. I know. Detto che cammina giù in fondo alla macchina. Cazzo succede? Appunto. Boh. Allora, cosa ti avevo detto in merito a chi sarebbe stato il protagonista del 9? La storia del padre è giunta al termine. Che cosa ti avevo detto? Papà modello, sì. Villaggio delle ombre. La storia del padre è giunta al termine, avanti, un papà modello. Ok. Salvare i dati di completamento? Che salva i dati di completamento?
Niente, comunque vedi che te l'avevo detto che nel 9 la protagonista sarebbe stata la figlia, adesso a prescindere dalla morte di Ethan. Sì. Va bene, oh, l'abbiamo finito. Vabbè. È stato un piacere. Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. Sa, non rompere il cazzo, stai zitto. Hard times, Ethan. Vai a fare in culo, coglione.